E allora, benvenuti, diamo il ben arrivati ad Angelo Di Guardo e ad Antonio Macri. Perché sono qui oggi? Perché sono conosciuti come i violinisti in jeans? Che cosa significa? È una maniera per tentare di togliere un po' di polvere a due strumenti, viola, violino, che sono considerati un po' strumenti d'antan, un po' antiquati, non così vicini al gusto della musica moderna. Mentre invece avete visto che in questa realizzazione, che è un omaggio a Michael Jackson, è evidente, sì, c'è un uso della viola, del violino, che è diverso, moderno. In maniera molto particolare. Noi tantissimi anni fa abbiamo un po' sperimentato questa formula nuova, prendendo un po' a pretesto da questi strumenti classici, però abbiamo voluto un po' rifare tutto, quindi anche per questo i violinisti in jeans è praticamente dare un tocco particolare a questo tipo di spettacolo che noi facciamo, perché è molto spiritoso, è molto brillante, è molto intrigante, quindi questa cosa un po' ci connota, ci delinea come dei violinisti un po' pazzi, un po' particolari. E niente, beh, il capello un po' così, cioè, il capello anche c'è, dai, però vabbè, assolutamente sì. Non è del tutto nuovo questo modo di proporre la musica classica. Adesso noi abbiamo sentito Michael Jackson, ma insomma ci sono anche musicisti come Giovanni Allevi, che insomma sì, accompagna, ha un atteggiamento, diciamo, complessivo giovanile, una musica che invece è una musica colta, classica. Sì, in realtà abbiamo cercato appunto di mettere da parte per un momentino la musica classica, perché nonostante le nostre origini abbiamo fatto il conservatorio regolarmente, però abbiamo notato che nella vita moderna c'è anche bisogno di rilassarsi con la musica, perché si corre troppo ed essere seriosi anche nell'ascolto è un po' magari antipatico. Ci sono altri momenti in cui uno si dedica con la cuffia, io ascolto Beethoven, gli Immortali. Infatti noi abbiamo oggi cercato di realizzare brani come quello che faremo dopo, in cui Bach viene espresso non per organo ma per violino. Toccate fuga di Bach. Ah, ecco, sentiamo da Johann Sebastian Bach, toccate fuga. Ecco. Grazie. Bravissimi. Allora, voi avete presentato il vostro ultimo lavoro in Sicilia adesso, ultimamente, da poco, no? Sì, 28... due mesi fa in Sicilia, nella nostra terra. Quindi... Ecco, come si chiama il lavoro che avete messo a punto? Le otto stagioni, è un po' un titolo... Otto stagioni? Sì, le otto stagioni. In Sicilia ce ne saranno tante. Ce ne saranno tante. Noi siamo partiti col freddo, però ti ricordo, siamo partiti col freddo. Oggi qui c'è caldo la roba per noi, quindi non è un caso assolutamente strano. No, le otto stagioni, perché è un titolo un po' ironico questo lavoro. Beh, tra le quattro stagioni di
Vivaldi. Le 4, le 8. Potevamo anche chiamarlo le 54 stagioni. Perché? Perché siccome è stato un lavoro molto, molto, molto sudato, molto partorito nel tempo, quindi ironicamente abbiamo letto le 8 stagioni, perché tanti amici, tanti, certo, tanti conoscenti, tanta gente che ci segue, ma il disco quando quindi, esce, il disco quando esce. La tesi che proveniamo quindi, da Vivaldi e oramai arriviamo a Michael Jackson, così. Perfetto. Allora, un po' ironico anche. Se voi permettete, a parte fare gli auguri per il vostro lavoro, grazie, noi consideriamo questi due brani che avete appena eseguito un omaggio non soltanto a tutti quelli che sono a casa, ma soprattutto a due grandi signore della politica italiana, un po' in ritardo rispetto all'8 marzo come omaggio, ma mi auguro lo vogliono accettare lo stesso, che sono ospiti di Michele, al quale passiamo la linea ringraziandovi. Grazie a te, complimenti ai tuoi musicisti, Francesca Martini, Dorina Bianchi, quello era per voi, è un omaggio per voi. Bene, allora adesso